Ciao a tutti, visto che molti mi hanno chiesto come appunto funziona l'Action Replay per il 3DS, che è questa, ho deciso di fare questo video per spiegarvi un pochettino il meccanismo. Allora, prima di tutto è della Datel, ok, costa all'incirca 30 euro più o meno. Se beh, si trova anche a qualcosina di meno. Io la pagai 28 euro, diciamo, quando uscì. Allora, vabbè, andiamo a vedere subito. Per prima di tutto si deve collegare all'USB. Poi prendiamoci un Pokémon, questo Dragonair, ok? Non è shiny. Allora, come funziona? Per prima di tutto dobbiamo andarla a mettere al box 1, ok. Prendiamoci anche questo Charmander ad esempio e vogliamo far diventare shiny questo Charmander e questo Dragonair. Ok. E li mettiamo ai primi due posti del box 1. Ok, poi salviamo. Spegniamo. Prendiamo la cartuccia e inseriamo la cartuccia nell'Action Replay. A questo punto, la prima volta che diciamo effettuate questo procedimento, dovete installare un software che poi diciamo vi dà il link direttamente il libretto di istruzioni della Datel. Una volta che avete scaricato il software, che è questo nello specifico, ok, fermiamo un attimo. Ok, riescono tutti i codici. Allora, ci sono questi ad esempio per i soldi, per i punti lotta, per le poche miglia, poi ci sono quelli per le Master Ball, tutte le mega pietre e così via. Ci sta anche la Latia Sita, se la trovo. Aspettate, eccola qua, Latia Sita. Prima c'era anche la Latia Sita, ma poi l'hanno tolta. Poi ci sono, vabbè, quelli là, zinco, proteine, eccetera, eccetera. Ok, shiny Pokémon. Per far diventare appunto i Pokémon Shiny, dovete mettere i Pokémon che vi interessano nel primo box. Ne potete fare 10 alla volta al massimo. Noi in questo caso ne abbiamo messi due che ci interessano. Allora selezioniamo le prime due spunte. Ok, e abbiamo messo questi qua. Poi ci sono tutti i vari codici, ad esempio per avere tutti i poteri zero, le forme alternative di Floetto, ad esempio di Deoxys, di Rotom. Forma attacco, forma difesa, forma velocità, eccetera. Poi ci sono per cambiare, diciamo, la nazionalità. No, questo è per cambiare la lingua del gioco. Questo è per cambiare la nazionalità del Pokémon, che è utile col metodo Masuda, però vabbè, se avete questo qua, diciamo, non vi interessa tanto, tanto lo fate uscire Shiny automaticamente. Per modificare la Pokéball, per avere il Pokérus, eccetera, eccetera. Poi ci sono ad esempio quelli per avere le sacche allenamento, ad esempio mettiamoci quella per il raddoppio, ecco qua, che mi dovrebbero servire. Ok, e poi un altro codice che vi voglio far vedere che è molto interessante è questo dei, dove sta? Eccolo qua, delle Wonder Card. Potete avere tutti i vari Pokémon degli eventi, ad esempio Garchomp, Scizor, eccetera, eccetera. Sylveon, Darkrai, e qui potete avere tutti i Pokémon seguendo un piccolo procedimento che vi viene spiegato qua. Comunque, quando avete messo i codici, andate su Apply e inizia il procedimento di salvataggio sulla cartuccia. Poi, una volta che il procedimento è finito, che deve arrivare appunto qui, quando è completo tutto, togliete la cartuccia dall'Action Replay. E mettendola nel gioco andate a vedere il Pokémon, in questo caso i due Pokémon che abbiamo selezionato saranno diventati shiny. E questo è. Vediamo se la batteria regge dalla telecamera, vi faccio vedere com'è a processo finito, diciamo. Ma non penso che riesca a reggere. Comunque non è come le vecchie Action Replay che ad esempio potete trovare Celebi nell'erba alta. Di fatto con i nuovi codici che hanno messo potete trovare Celebi Shiny, e
E lo trovate tramite quel codice che vi ho fatto vedere, cioè, un piccolo procedimento che è facilissimo, comunque basta seguire l'istruzione che vi dà il programmino. Però non li potete più scambiare, cioè rimane vostro e basta, non si può mettere sulla GTS, non si può mettere, non lo potete scambiare con un altro giocatore e cose così. Ok, qui ha finito. Prendete la cartuccia. Mettete nel 3DS e andate. Ok, questo è tutto il procedimento. Quindi adesso. Ok, messo a fuoco. Aspettate, sposta. Ecco qua, e sono diventati Shiny, Dragonair e Charmander. E questi potete tranquillamente scambiare. Potete scambiare, potete fare quello che volete, combattere, quello che volete voi. Vabbè, questo è un uovo che ho fatto prima, ad esempio, questo è un altro Charmander, Piratini, Piratini. Vabbè, spero che il video vi sia servito, vi sia d'aiuto. Che dire, non tutti gli altri codici poi li trovate direttamente lì sul programmino. Questo era Lecture Replay per il 3DS. Un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video.